Miss Italia 98 oggi a Grosseto, Giancarlo Capecchi l'ha intervistata insieme agli assessori Faenzi, Mauri e Adì. Gloria Bellicchi, Miss Italia a Grosseto, una tappa fissa per le Miss Italia con Adì e per la serata poi di beneficenza. Intanto Gloria, ma che cosa si prova ad essere Miss Italia? Beh, è un'esperienza unica, un'esperienza bellissima sicuramente, quindi a me piace tantissimo quello che sto facendo e un anno così, un anno particolare, una favola direi. Un anno anche duro, un anno di impegno, di lavoro? Sì, sicuramente, è un anno molto duro perché comunque di lavoro ce n'è tantissimo e sono praticamente sempre fuori casa. E sempre in giro per l'Italia, per l'estero, sono arrivata l'altro ieri dalla Grecia e quindi insomma sempre sballottata da una parte all'altra, però ovviamente questo è positivo perché comunque appunto di lavoro ce n'è tanto e poi appunto è un'esperienza senz'altro unica. Senti, Costanzo una volta diceva dietro l'angolo che cosa c'è, hai avuto delle offerte importanti, raccontaci qualcosa. Beh sì, sicuramente di offerte, di possibilità anche per il futuro ce ne sono parecchie perché comunque è un anno questo in cui si sta più o meno nell'ambiente sia della televisione che del cinema che le passerelle, quindi appunto volendo scegliere ci sono parecchie possibilità. Adesso ho provato un pochino di tutto e naturalmente i mesi prossimi saranno quelli decisivi, quelli in cui effettivamente poi deciderò che cosa mi piacerebbe effettivamente fare. Presenzierai anche a delle serate di preparazione per Miss Italia? Sì, sicuramente, sarò madrina a diverse manifestazioni, a diverse selezioni che si terranno appunto in giro per l'Italia e tra l'altro ho già iniziato, ho fatto la prima a Roma qualche tempo fa e poi insomma adesso man mano che si andrà avanti saranno sempre più numerose. Gloria, concludiamo, ecco, un consiglio a tutte le ragazze che ci stanno ascoltando, come si fa a diventare Miss Italia? Ma non credo che ci sia una ricetta e un consiglio è difficile darlo anche perché poi si rischia sempre di cadere nel banale, no? Si dice sempre bisogna essere se stessi e poi in realtà credo che sia effettivamente... Non basta essere belle soltanto. No, sicuramente ci vuole una certa personalità perché comunque di belle ragazze c'è pieno, credo. E quindi insomma credo che comunque bisogna cercare di colpire per quello che sia effettivamente. Bene, ti ringrazio, ti auguro veramente tutto quello che sogni. Adì, allora, pettinare Miss Italia è sempre un momento importante, cioè come si pettina Miss Italia? Chiede lei o è la creatività della coiffese che fa il miracolo? Allora, diciamo ci sono due momenti. Allora, un momento in cui si pettinano come vogliono le ragazze, insomma, che si cerca di mantenere la loro immagine, quella di tutti i giorni. E il secondo momento è quello quando comanda Mamma Rai, in cui ci dicono le ragazze vanno pettinate così. Ecco, quindi c'è questo. Assessore Faenzi, lei ha inaugurato il museo, poi la visita di Miss Italia. È l'assessore alla cultura e al turismo degli exploit, no? per la nostra città, di momenti importanti. Ecco, anche questo, l'immagine che Miss Italia porta a Grosseto, ritengo sia importante. Tanto, sì, ho inaugurato le bellezze, direi, perché sono stata fortunata al riguardo. Sì, è importante anche perché, tra l'altro, la serata di stasera e l'incasso della serata sarà devoluto all'ADMO e all'Avis, e quindi oltre alla presenza di questa stupenda ragazza, sicuramente di cui sarà felice tutta la città, e in più insomma si aggiunge a questo un contributo insomma alle associazioni che si adoperano per rendere i propri servizi a questa città, quindi credo un duplice significato e Assessore, ma una promessa anche quest'anno, rifaremo anche a Grosseto un'altra volta la selezione. Beh, penso che adesso io non ho più questo discreto, però in collaborazione, no, se posso fare una battuta, ho la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, la bellezza senza dubbio è uno dei patrimoni che vanno valorizzati in Maremma. Il MOICA, Movimento Italiano Casalinghi.